Se mi dici pane, il primo ricordo che mi viene in mente è il ricordo di mia È madre. un ricordo bellissimo perché è il ricordo della nonna e dei nonni paterni. Quando si preparava il pane nei fratti. Il pane con l'olio, forse una puntina d'aglio e un pochettino di sale. Da bambini il divertimento era quando si faceva il pane in casa, che la nonna ti faceva la focaccina e poi con l'olio a cogliere le patelle. Era, diciamo, una sorta di pane crudo. Poi veniva fritto e di conseguenza poi veniva o salato o con lo zucchero. Lei smise poi di fare il pane, io ero proprio piccola, poi lei smise di fare il pane in casa, ma mi diceva sempre che quando entravo passava davanti un forno e sentiva quell'odore. L'odore dei guasteggi, che era qualcosa di spettacolare, perso quasi, perso. Questo odore, no, che si sentivano in tutto il paese, dalla signora Bruccoleri, si passava da lì e c'era il pane caldo, questo odore lo vedevi che si insinuava per i vicoli, sbatteva a destra e manca, cambiava direzione a secondo degli umori del vento. Di mia mamma vestita da massaia con una cesta di pane mentre ricostruiva una scena all'interno di un presepe vivente. Una fetta di pane con un po' di acqua e un filo di zucchero. Pane per me è il profumo che è uno dei profumi più buoni. Mi lamento sempre perché non riesco più a sentire quel profumo di pane che è un ricordo d'infanzia, perché nella strada dove giocavamo c'era un panificio e c'era questo profumo tutte le mattine. Domeniche con le zie di mio padre, in cui loro ancora facevano il pane in campagna. Mio padre aveva un mulino d'acqua e prima di mangiarsi il pane buttava sangue. Alla tavola dei miei nonni, a centro c'era sempre un pane almeno di 1 chilo e se non più. Portare il pane porta a porta, cuocofeno chiamato. Veramente non c'è niente a mangiare. E lui mi disse, non mangiamo niente, solo pane. Cristo dice, aio petetto. Cristo dice, fa non avere. Cristo dice, ne andiamo a rubare. Cristo dice, non sappiamo la via, il piccolo, tutto a prezzo di mia.